Sarà sicuramente una partita innanzitutto dal grande fascino perché si affrontano due squadre storiche del calcio campano, blasonate, che, con due piazze che meritano categorie, senza dubbio, ben altre categorie. Sia Ischia che Savoia hanno respirato l'aria del professionismo solo pochi anni fa e quindi sono due società a cui l'eccellenza va stretta, quindi sarà sicuramente una grande classica del calcio campano, una partita dal grande significato storico. E poi si affrontano due squadre che sono in salute, stanno facendo bene, che esprimono un buon calcio, quindi potrà essere una partita anche dai grandi valori tecnici. Noi, dopo la sosta forzata che c'è stata nello scorso weekend, siamo vogliosi di riprendere da dove ci eravamo lasciati, dalla doppia vittoria, con 5 gol fatti, senza gol, subire gol contro Forio e Maddalonese, quindi c'è tanta voglia di fare bene, tanta voglia di regalare una gioia al nostro pubblico che finalmente ritornerà al Mazzella dopo tanta attesa. Finalmente sto bene dopo tanto tempo. Il dottore con l'ecografia mi hanno dato il via per iniziare l'allenamento con la squadra. Diciamo, ora ci vorrà un periodo di riadattamento. E io ci tengo a ringraziare Maurizio Mennella perché mi è stato tanto vicino in questo periodo e mi ha curato nel migliore dei modi. E anche il dottor Muro per tutta la parte quella che segue le ecografie, che comunque per me è stato tanto importante. Poi per quanto riguarda la partita di domani, è una partita importantissima, un derby fondamentale, uno di quei derby che giocavamo 8 anni fa, 7 anni fa quando eravamo in C, e sono due tifoserie, due piazze importantissime, con tifosi e una storia calcistica alle spalle grandissima. E come partita sarà difficile molto perché loro vengono ad un ottimo risultato e hanno ottimi giocatori. Noi d'altro canto dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a vincere per cercare di avvicinarci sempre più alla vetta.